Sindaco Pupillo, nessuna rapina, ma solo una equa distribuzione dei 900.000 euro. Sì, non è assolutamente una rapina. Le 900.000 euro che la maggioranza definisce in questo modo non sono altro che una parte del costo complessivo della tariffa Tari che serve a andare in pareggio per il costo dello smaltimento di rifiuti. Quindi noi spendiamo circa 4 milioni e mezzo, quei 900.000 euro fanno parte di quei 4 milioni e mezzo, non sono assolutamente in più, quindi non abbiamo fatto nessuna rapina, stiamo valutando il percorso in via giuridica e quindi noi andiamo in Cassazione in quanto in primo grado la Commissione Provinciale ha dato ragione alla nostra scelta di rimanere alla TARSU e non passare alla TARES. E adesso andiamo a vedere che cosa ci dirà la Cassazione. Prima di allora non avremo la necessità di fare nessun rimborso, siamo ancora in via giudiziaria e andiamo a confermare una scelta. Quella scelta fu fatta perché la TARES avrebbe determinato su alcune categorie degli aumenti straordinari, inconcepibili. Vi faccio un esempio: bar e ristoranti avrebbero aumentato la loro tariffa da 300 euro a 1.800-2.000 euro. Tant'è vero che poi il governo si rese conto di questo errore, che era veramente insostenibile, insopportabile, e ha cancellato la TARES. Non esiste più la TARES, è tornata ad essere TARSU. Quindi noi siamo fiduciosi e continuiamo così. Non c'è in questo momento nessuno sportello che serve per ottenere i rimborsi, in quanto siamo ancora in via giudiziaria a risolvere questo problema. Vogliamo anche dire che Lanciano è fra le città d'Abruzzo ad avere le tariffe più basse? Sicuramente, Lanciano ho goduto nel passato di un ecoristoro che ha raggiunto anche 1.400.000 euro quando la discarica accoglieva anche rifiuti extraregionali. Oggi il nostro ecoristoro è di 50.000 euro. Questo è determinato dal fatto che ovviamente le città che conferiscono hanno ridotto ovviamente diciamo, la quantità di rifiuti da conferire perché c'è la raccolta differenziata. Lanciano, nonostante tutto, è la città tra le città, diciamo, abruzzesi, superiore a 10.000 abitanti, che ha una tariffa Tari inferiore e quindi c'ha il free tax day migliore di tutte le città superiori a 20.000 abitanti. Noi il 2 agosto c'è il nostro Free Tax Day, cioè il giorno in cui praticamente si va ad equilibrare e comincia a guadagnare l'esercente e il commerciante.